thank you Sera, ben trovati, nuova puntata di una mela al giorno con Roberta Sias e Andrea Lupoli in questo nuovo studio dalle Bello. geometrie erscheriane quasi <ride> eh, acrobatiche in un certo qual modo. Perché quest'oggi racconteremo subito in apertura di puntata: io lo stringo, strappato tutto fra le mani: contratti di lavoro altrettanto acrobatici e altrettanto, diciamo così, ehm, non ve, lo, non ve lo svelo, ve lo facciamo dire dal nostro ospite Roberta, perché insomma non sì. vogliamo aggiungere degli aggettivi che poi diventano troppo pesanti in relazione a questo. Assolutamente, lo presentiamo subito. È ritornato a trovarci con grande piacere il dottor Pierino Di Silverio, responsabile di Ana Ao Assomed, settore giovani. Dottor Di Silverio, eccoci qua. Buonasera, è un piacere il fatto che lei sia fuori da un ospedale invece che dentro già ci racconta una situazione incandescente <ride> all'interno degli stessi, certo. eh, quindi mo avremo modo di entrare un po' nel dettaglio. Io qui ho questo contratto che è stato così gentile a sottoporre alla nostra attenzione, che eh, ha dei punti, oh, li ho definiti acrobatici, ma certo. forse sarebbe meglio dire quasi criminali in un certo qual modo, però glielo lasciamo raccontare a lei fra certo. pochi istanti, perché abbiamo... Un servizio che ci introduce un po' all'argomento di quest'oggi, come possono leggere i nostri telespettatori i contratti e gli specializzanti. I famosi camici, grigi, famosi camici grigi, tristemente conosciuti in questo modo. Andiamo a vedere qual è la situazione di quelli che vengono chiamati eroi, però alla fine rimangono sempre in quella posizione, con diritti non sempre insomma, supportati e garantiti. Guardiamo il servizio. In questa battaglia contro il Covid-19 tutti sono chiamati alle armi, anche i medici specializzandi, arruolati proprio da poco nel processo di vaccinazione. Un segnale importante che però non fa dimenticare i temi storici che affliggono i medici in formazione, dall'imbuto formativo alla creazione di un vero e proprio contratto che superi il sistema delle borse. Li avevamo lasciati così. Ci hanno detto bravi, ci hanno detto eroi, ci hanno dato come in alcuni casi 350 euro, che suona abbastanza come un insulto, e basta. E poi rimarrà tutto come prima. Invece, no. Noi siamo scesi in piazza per dire non può rimanere come prima. È una vita dura quella dei medici in formazione, sebbene siano laureati in medicina, sono più affini a uno studente universitario vicino a una borsa di studio che a un lavoratore che svolge atti medici. Peccato svolgano mansioni lavorative non correlate però da tutti quei diritti riservati ai lavoratori. Date alla mano, durante la pandemia circa un medico specializzando su 10 ha lavorato la notte senza la presenza di tutor, come stabilito dalla legge, effettuando scelte terapeutiche in totale autonomia ed esponendosi a denunce da parte dei pazienti ed dei nasse in caso di controllo a sorpresa. E a circa il 26% mai o raramente è stato concesso il cosiddetto smonto notte, ovvero l'astensione di 12 ore alla formazione dopo il turno di notte. E ancora, nonostante la stragrande maggioranza sia a conoscenza della normativa che fissa l'orario minimo di attività, Formativa. Del tetto massimo di 48 ore settimanali di frequenza obbligatoria, il 32,3% dei medici in formazione non la conosce. Eppure, nell'ultimo anno, il 53% degli specializzandi ha lavorato superando il tetto orario previsto, e tutto fa presagire che non sia una novità legata solo allo stato di emergenza pandemico. Insomma, lavoratori di serie B, da un punto di vista delle tutele, non possono godere dei diritti del ricongiungimento familiare, degli assenni familiari, degli specializzandi caregiver, del congedo di paternità, del congedo per luto grave, dell'indennità di svolgimento di attività straordinarie. Il tutto nonostante vengono allora applicate le normative sul monte ore di lavoro e le assenze giustificate, annuali che spettano a un lavoratore una condizione di limbo a cavallo tra lo studente e lavoratore unica nel panorama europeo che necessita però di un profondo cambio di inquadramento del medico in formazione. Per non parlare della questione atavica dell'imbuto formativo, anche se negli ultimi anni il numero delle borse di specializzazione è sensibilmente aumentato, il numero di giovani medici finiti nel limbo dei camici grigi resta elevatissimo e con la laurea abilitante è destinato ad aumentare ad un ritmo più veloce del passato. Dopo la vittoria sulle vaccinazioni, è ora pertanto di guardare al futuro per non ripetere più gli errori del passato. Eh, dottor Di Silverio, una, una bella fotografia, un bello scenario, insomma. manca ad essere menati nel momento in cui si firma il contratto, poi il quadro è completo, insomma, si può aggiungere come postilla: due, due schiaffoni preparatori a quelli che arriveranno dopo in pronto soccorso. La cosiddetta pacca sulle spalle data con molta più forza di quella amichevole alla quale dovremmo essere abituati. Insomma. Esatto, perché questo degli specializzanti è un problema annoso che noi denunciamo non da ieri o dall'inizio della pandemia Covid, ma denunciamo da almeno un decennio. Il medico di informazione solo in Italia. Rispetto al panorama europeo, viene considerato attratti uno studente, attratti un medico specialista, attratti un medico con esperienza, attratti una signorina o un signore, a seconda delle esigenze che di volta in volta le aziende hanno. Ma questo non è più possibile per ragioni di carattere. Legata alla responsabilità, ma anche per ragioni di opportunità formativa. Non dimentichiamo che lo specializzando dovrebbe essere un medico che il nostro sistema dovrebbe formare alla professione specialistica e che oggi invece si limita a utilizzare e molte volte sottopagare a seconda delle esigenze. Perché? Perché sopperisce alla carenza di personale rispetto alla quale noi non vogliamo far niente a quanto pare, perché il decreto 70 che prevede il taglio dei posti letto che solo ora è in discussione nel 2015 rispetto al numero di abitanti, perché le piante organiche e i fabbisogni dei medici che ad oggi vengono ancora calcolati con un decreto che si chiama decreto Donat che ha 30 anni quasi, è possibile calcolare oggi il fabbisogno di medico in ospedale per posto letto con un decreto vecchio di 25 anni, mi chiedo, tutto questo porta a una carenza endemica e chi è il medico che può far, che può sopperire a questa carenza a costo zero? non specializzando. In epoca Covid questo problema è stato naturalmente esasperato certo. e quindi gli specializzanti sono stati utilizzati, mh, sottopagati e Dulcis in, in funda arriva il post Covid con le vaccinazioni, bando ecco. alcuni curi. Inserisce tutti i medici tranne gli specializzanti tra i medici retribuiti. Facciamo la battaglia, come giustamente sottolineavate. Vinciamo la battaglia, ma fatta la legge, trovato l'inganno. Eccoci al contratto che ha in mano. Ecco, qual è l'inganno? Andiamo a spiegarlo. Qual è l'inganno contenuto in questo contratto? Perché è vero. Siamo stati, ecco, siamo stati assunti, Mi faccio come se fossi io il medico specializzando. Finalmente sì. ci hanno considerato, finalmente siamo pronti a vaccinare. Ora verranno anche i bei soldini, no? 40 euro? No, perché 40 euro era quello partito nel protocollo d'intesa. Ma poi scopriamo che in alcune regioni cosa succede? Che invece di essere le ASL a provvedere ad effettuare le cosiddette, le cosiddette manifestazioni di interesse ci sono le società interinali che spuntano fuori e che guadagnano sul costo del lavoro dello specializzando in quel caso circa 13 euro ma anche di più e quindi non sono più 40 euro un po' come nel bando al si diceva invece di estrarre le asle la scelta dei medici la diamo a società interinali regalando 25 milioni di euro ma io mi chiedo se non è sperpero di risorse questo qual è lo sperpero di risorse del nostro sistema e poi ci lamentiamo che non ci sono i soldi per aumentare le borse o per assumere. Mi eh, sembra veramente, veramente incredibile. Tra l'altro parliamo di un uh, contratto uh, stipulato uh, con possibilità in Toscana. Uh, Dottor Di Silverio, ci conferma che uh, la, la regione toscana uh, si è allineata a questo modello per l'appunto? Che è un modello che noi stiamo combattendo e che abbiamo fatto tanto per, per far sì che fosse, eh, diciamo, destinato a essere un modello non più legalmente permesso. Ma purtroppo il Covid sta permettendo tutto ciò che prima non era permesso. E se non si governano questi, questi cambiamenti, rischiamo veramente di arrivare ad un'anarchia giurisdizionale che è preoccupante per il medico. Ha eh. contezza, contezza di medici che hanno detto, vabbè. Ecco qui, lo firmo, lo siglo e me lo faccio andare bene, c'è poco da fare. Invece di fare questo, no? Perché in realtà bisognerebbe fare questo. Solo che vede, io lo posso fare perché sto dentro uno studio televisivo e lo posso fare, però i medici che hanno fatto, fare? dottor Di Silveri. Eh, ci saranno sicuramente medici che accetteranno, non si può piasimarli per quanto eticamente eh, saremmo indirizzati. Al biasimo, però, noi siamo medici, non facciamo i medici, ed essendo medici siamo accompagnati da uno spirito etico che va al di là del lato economico, però a questo serve un sindacato per mettere in evidenza che oltre all'etica esiste anche la giusta retribuzione. Assolutamente, che rientra in, poi in tutto quello che abbiamo anche elencato nel, nel servizio. Insomma, non hanno nessun diritto. Quando parliamo di camici grigi purtroppo bisogna dirlo in questo senso. Nessun diritto, non ha diritto ad assegni familiari, non ha diritto a congedi. E adesso anche lo smontonotte. Esatto, ce eh. lo spiega meglio questa cosa, dottor Di Silverio. Ma... Il problema dello specializzando è che la 368 del 99 che regolamenta la formazione e la 402 del 2017 che regolamenti i requisiti per la formazione, non menziona in maniera diretta l'orario di lavoro, ma dice che è equiparata a quello di un dirigente medico a tempo pieno. Peccato che la formazione del medico specializzando dovrebbe essere, a quanto dice la legge, non necessariamente notturna, e invece si trovano a fare il turno di notte, ma può anche starci in un percorso formativo fare il turno di notte. Il problema è quando il turno di notte diventa sostitutivo del personale di ruolo cosa che la c 8 viene in maniera più assoluta, ma questa è una pratica che viene svolta in diversi atenei e purtroppo viene sempre denunciata troppo poco e non fa bene alla formazione, oltre che non far bene al nostro sistema sanitario, occorre un cambio di paradigma ma formativo. Ma tra questi medici che appunto invece di strappare il contratto poi lo firmeranno a tempo determinato, Finita l'emergenza, perché adesso già iniziamo un po' a scorgere questo finale, perché somministrate le ultime dosi di vaccino, diciamolo insomma, in modo eh, abbastanza chiaro, fuori dai denti, svuotate eh, appunto, i reparti COVID e eh, le terapie intensive, nel momento stesso, come sta già avvenendo nella gran parte delle regioni italiane, inizieranno ad essere più libere. Che fine fanno questi medici, dottor Di Silverio? Fare ciò che facevano prima, né più né meno, con, una, con quella famosa pacca sulle spalle, con forza graduale o diversa a seconda dei posti. Eh, vanno via a fare specializzando e abbiamo avuto casi in cui, dopo il termine di contratti, COVID abbiamo dovuto fare battaglie perché alcune scuole addirittura non volevano riconoscere lo sforzo fatto dello specializzando durante il COVID come attività formativa. Quindi il danno e la beffa gli veniva addirittura richiesto di recuperare quel tempo che aveva trascorso in ospedale a dare una mano alla gente e a evitare morti e morti. Questo è crimine. Assolutamente. È Vabbè, qualcosa eh. di drammatico che noi raccontiamo ormai da oltre un anno nello specifico con la pandemia, ma che negli anni abbiamo eh, spesso raccolto le denunce di Anao Assomed, non solo del settore giovani, ovviamente anche per chi è un po' più grande, chi stava andando in pensione e chi già subiva gli effetti dei dettagli che abbiamo spesso raccontato dottor di silverio all'esterno di quale struttura si, si trova in questo momento facciamo un po di, anche di narrazione verità non proprio all'esterno perché sennò dovrei portare la mascherina sono sul balcone del, dell'ospedale nel quale lavoro sono naturalmente fuori turno quindi eh, non altro. tra l'altro vediamo insomma, un po più di manutenzione glielo eh. deve segnalare eh. vediamo un po di infiltrazioni Vediamo un po' di muschio, c'è bisogno di, di tenerli a modino, dottor Di Silverio. Quei nostri ospedali che eh, sono importanti, adesso li abbiamo tutti riscoperti da un anno, ma insomma, eh, lo, lo dicevamo no? anche in passato. No, I suoi servono anche a questo. Eh, esatto, esatto. Tra l'altro, cifre forse troppo ridotte, cioè la transizione ecologica si è presa la fetta più grossa. Ma io direi non solo cifre ridotte, ma poi l'8% destinato alla sanità è uno schiaffo ulteriore a chi ci ha rimesso la vita. 8% per noi è niente rispetto alle esigenze che ha oggi il nostro sistema per poter reggere anche le sfide future che inevitabilmente comprendono delle nuove metodologie anche di cura che non possiamo più sottovalutare e che la pandemia ci ha fatto prima scoprire e poi ci ha permesso anche di utilizzare. Quindi io ritengo che fino a che non si comprenderà che la sanità non è una spesa ma è una risorsa, avremo poco da, da, da festeggiare. Mm. Quindi occorre uno sforzo generazionale e noi lo accompagneremo senza ombra di dubbio, però da soli non ce la facciamo mica. Eh. Ecco, noi, come abbiamo detto nel servizio, li avevamo lasciati così, in piazza a protestare, eh, tantissimi giovani specializzanti. Prego la nostra tecnica, Rachele insomma, che ci segue sempre con grande attenzione, di andare proprio a recuperare quel video vista no, che stava mostrando, che documentava la protesta in piazza, dove insomma ha partecipato, me lo ricordo, perché l'abbiamo trattato insieme, eccolo qui, la sta recuperando. Andiamo a sentire, Rachele, proprio alcune delle dichiarazioni, così sì, che poi con Gerino insomma, le commentiamo. Sto attendendo il concorso, avremo tra i 22 e i 25 mila candidati che si presenteranno al prossimo concorso per un totale di circa 13 mila contratti. Quest'anno 10 mila almeno medici resteranno fuori dal percorso formativo, ci sono pochi posti e se noi non ci specializziamo, poi sono i cittadini che non vengono curati fra 5 anni quando il 60% dei medici andrà in pensione. Soprattutto è un'ingiustizia per... Tutte le persone che devono usufruire del sistema sanitario nazionale. L'emergenza Covid ha dimostrato e ha messo in luce tutte quelle che sono le lacune e le carenze del nostro sistema sanitario, ovvero la mancanza di medici e la mancanza di un finanziamento adeguato del nostro sistema sanitario nazionale. La situazione del sistema sanitario italiano è veramente drammatica e parte eh, della motivazione sul fatto che ci sono stati tanti tagli alla sanità. Taglia la sanità e l'imbuto formativo che ritorna. È imbuto formativo che ritorna, che non è ormai il solo e unico problema, ma c'è un problema anche di utilizzo e di fabbisogni dei medici specialisti che continuano ad essere fatti secondo quella che è la reale esigenza del territorio. Possiamo anche formare 15.000 medici, ma se poi a fronte di 4.500 medici d'urgenza richiesti ne formiamo 900. Eh, I pronto-soccorsi continueranno ad essere vuoti. Se continuano a mancare più di 3.000 spe specialisti in anestesia e non li formiamo, eh, le rianimazioni, anche se aumentano a 14 posti letto per, per 100.000 abitanti, eh, continueranno a rimanere vuote. Insomma, qui c'è un problema di programmazione, che non è un mero problema economico o numerico, è un problema di capacità politica di costruire, di preventivare il futuro, che a oggi manca. C'è la soluzione, dottor Di Silveri, io ce l'ho, sono quelli dell'estero, li prendiamo, li, li paghiamo ancora meno, ce ne abbiamo già belli che pronti, facciamo il contrattino da sei mesi e poi riderci, grazie, dottor Di frattempo Noi regaliamo una Ferrari per ogni specializzando che formiamo in papia. Esatto, esatto. Prendiamo una 600 e vendiamo prendiamo una Ferrari, mi sembra. Esattamente. Esattamente. Pisa, potranno comprare magari la Ferrari con i contratti che hanno sì, in altri infatti. paesi eh, è vero poi questo aspetto <ride> l'abbiamo affrontato meno ultimamente ma c'è sempre questo spostamento dei nostri medici come è andato l'ultimo anno? Lei ha un po' il polso su questo sull'estero eh, c'è stata ancora questa migrazione dei nostri cervelli dottor Di Silveri eh, naturalmente il covid ha un po' chiuso le barriere mm. però Stiamo cominciando a notare una cosa più preoccupante che è l'esodo dei medici dal sistema sanitario pubblico dopo il Covid. Sono sempre di più, decidono di dimettersi, decidono di andarsene, decidono di mettersi in esatto. aspettativa. È preoccupante il dato, insomma. E oggi che siamo ancora in tempo, a mio avviso dovremo, dovremmo immaginare, soprattutto alla luce della nuova stagione contrattuale che sta per aprirsi, delle metodologie per rendere appetibile di nuovo questa professione, che oggi purtroppo mi dispiace dirlo, ma non è più appetibile. Questo è un tema centralissimo e accendo un riflettore su un passaggio fondamentale perché proprio ultimamente, e lo stavo ricordando pochi istanti fa, di fatto quasi un medico su due e in alcune realtà anche di più da qui a dieci anni si vede fuori dagli ospedali. Cioè, fatemi fare quello che volete, faccio pure il medico da un'altra parte, ma io negli ospedali non ci metto più piede, perché dopo questa storia della, della pandemia sono cotto, come si suol dire a Roma, insomma, non, non fa più per me. Anche giovani È chiaramente. È così anche perché il rischio non vale l'impresa, nel senso che a fronte di un pagamento che non è tra i più alti d'Europa, un orario di lavoro che è tra i più alti d'Europa e una responsabilità professionale che è sempre maggiore con il rischio addirittura anche di esser menato, ritengo che a queste condizioni la next generation non abbia come primaria volontà quella di stare nell'ospedale pubblico con tutte le incompatibilità che poi ne derivano, e la tassazione, la pressione fiscale che, alla quale siamo sottoposti. Eh, ovviamente anche questo è un, un bel capitolo, tra l'altro... La next generation de, del privato, insomma, dottor di Silverio, diciamolo fuori dai denti, tanto il processo è attivo di, di privatizzazione tra eh, costi grossomodo equivalenti, sì prego che non l'avevamo sentita, diceva... No, il processo di privatizzazione non solo è attivo ma è anche in una fase avanzata ecco, di realizzazione. Ecco, appunto, appunto eh, l'abbiamo commentato nel periodo più o meno clou della pandemia, tra l'altro non sarà ben capito perché alcuni medici privatamente proseguivano nella loro attività professionale e nel pubblico invece erano spariti, no? c'erano so, del, del plexiglass, del, delle boccette di gel aggiuntive forse nel, nel privato, fatto sta che lì si proseguiva tranquillamente, poi eh, noi per par condicio abbiamo sentito anche loro, eh, abbiamo sentito anche i medici che certo. lavoravano nel privato che hanno detto ma noi siamo pronti, ci, siamo, ci prestiamo per la causa, insomma e siamo stati disponibili sempre, numero un po' ridotto però... Lei ce lo conferma, insomma, rispetto agli altri: è perplesso il dottore. No, manco quelli no. dici. Sono perplesso perché la gestione pandemica, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. È stata una gestione che ha lasciato tanto a desiderare nella suddivisione dei carichi di lavoro tra privato e pubblico nel coinvolgimento del privato che è avvenuto a mio avviso in una fase tardiva e in maniera troppo eterogenea e soprattutto nella distribuzione delle risorse perché non posso vedere laute ricompense al privato che mette a disposizione posti a prescindere dall'occupazione degli stessi e poi vedere colleghi che fanno centri di lavoro e magari non viene riconosciuto loro neanche un'indennità eh, post-covid insomma queste sono le anomalie che poi fanno allontanare dal sistema. Eh. Senta, la nuova sanità nel salutarla a questo punto, partita per, cioè sarà, sarà come la vecchia, cioè è possibile che non la, non la spostiamo di uno questa situazione, cioè, anche con quei soldi più o meno importanti, insomma, vabbè, Almeno sono pochi. È un'emergenza. Eh. Almeno, su, finito, finito sto momento, riusciamo <ride> sì. ad avere una, una nuova sanità o ritorniamo ai vecchi modelli? Guardi, quello che le posso garantire, non posso garantirle che, po che avremo una nuova sanità, posso garantirle che, avre che avremo una lotta rinnovata e ancora più forte, posso garantirle che non passerà in maniera così scontata un eventuale modello eh, vecchio e non al passo con i tempi, perché noi diremo assolutamente no, ma non solo con modalità, eh, diciamo così, flessibili eh, e di ragionamento, se occorre anche con altre modalità. C'è un'esigenza, questa esigenza... Quest esigenza Va rispettata con le buone o con le cattive, quindi parleremo di nuove, nuovi ottobre rossi. Come <ride> è guerra? Ha dichiarato guerra. Esattamente. Ha un giorno Esattamente. Di mondo, ha dichiarato guerra Esattamente. Beh. Dottor Di Silverio, nel salutarla, lo chiediamo a tutti i nostri ospiti: come prosegue la campagna vaccinale nella sua regione, in questo caso in Campania? Molto bene, molto, molto bene, ah. molto organizzata, veloce. Eh, noi siamo soddisfatti, devo essere sincero. Bene, bene, ci fa piacere, è un passo in più per riuscirne il prima possibile. Giusto, visto che chiediamo la campagna vaccinale, anche un altro dato, che fu proprio dall'ospedale, le chiedo come sta, come sta affrontando la campagna in questo momento, l'emergenza, abbiamo un calo nelle terapie intensive, come state andando? No, no, c'è un calo, i vaccini si fanno sentire, il periodo di restrizione, seppur parziale, ha dato dei frutti, oggi respiriamo finalmente. Non abbassare Beh. la guardia, continuare con gradualità, con costanza, con rigidità e soprattutto con serietà. Io sono convinto che ne usciamo, faremo un'estate un po' più tranquilli, strappando un sorriso e magari eh, eliminando tutte queste brutte rughe. Eh. Che non ci appartengono come esseri umani, sono brutte le rughe. Eh. Sorridiamo di più perché ce la possiamo fare. Ha ragione, ha ragione. grazie dottor grazie. Di Silverio. Su questo la ringraziamo ancora una volta. Prima di Silverio, Ana Wassom settore giovani. A presto. Un a buon te, lavoro, un grazie. Un buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, grazie davvero a Primo Di Silverio. Eh, beh, strappare un sorriso, ma anche un contratto un sbagliato. Un contratto sbagliato, dobbiamo un po' ritrovare quei, quegli anni, appunto il 64, no? oppure anche gli ottoberossi, come ha detto i giovani: bisogna qualche volta ribellarsi. Non è facile nel contesto anche economico che stiamo vivendo. sempre più attaccati... Anche 64, non 68? Eh, facciamo 69. anche 68, va tutto. Poi torno vada, indietro. Vada è vada più comunque una tua epoca è mia, la vita. Ma tu è mia, ma adesso un anziano. E alla fine della vita, sono più grande, ma non, non così grande. Insomma, Guarda, il concetto eh. comunque è sempre uguale, ribellione. Il ribellione, no, mi, mi piace però sul... Uh, vorrei soffermarmi un secondo solo sì. sul, uh, su quello che ha raccontato il dottor Di Silverio, perché l'abbiamo fatto con un sorriso in più, perché è chiaro che siamo in una fase, lo ha confermato anche lui dove c'è un po' Devo più so. di distensione rispetto a prima, altrimenti uh -huh. non ci saremmo mai eh, chiaramente addentrati in un certo, certo. tipo di territorio certo. e magari con certi modi e toni. Ma eh, resta in piedi tutto il discorso che abbiamo fatto sia in passato che ad oggi, non è più possibile proseguire su un modello che era già vecchio e sbagliato due anni fa. Oggi è criminale perché, è criminale. Eh, se sono morte oltre 110.000 persone in questo paese, anzi oltre 120.000 persone, eh, non è solamente perché eh, il Covid è una brutta bestia, ma anche perché eh, non c'erano attrezzature, medici e situazioni tali da poter garantire salute ai pazienti. Questo va ribadito in un programma libero come è Una Mela al Giorno, su un canale libero come il 264. Appunto, Cusane Italia TV credo sia doveroso raccontare anche questo dalle parole bisogna passare ai fatti è per forza fondamentale non possiamo tornare indietro come i gamberi assolutamente <ride> dobbiamo andare avanti, avanti come questo avanti. programma che prosegue assolutamente prosegue a breve dopo la pubblicità ci sarà la seconda parte rimanete con noi perché abbiamo ancora tanto da raccontarvi sempre quella che è l'attualità sanitaria e scientifica sempre noi saremo lo so che qualche volta vi annoiamo ma sempre noi con Andrea Lupuli il nostro amico Willy che giustamente è anche Luizia Pompani e è con noi quella che annoia di più, però al tempo stesso poi le scrivete anche privatamente, però questa è un'altra storia. Questa lasciamo, è un'altra storia, ci sarà il secondo belle, capitolo magari lasciamo, più tardi. Lasciamo stare, A rimanete dopo. con noi, 2-6-4.